partire Johnson, che veniva un po' timida rispetto al suo solito standard. Attacca ancora Zanardi, palleggia adesso e tira la linea di fondo. Sul tabellone Begic, non propenderla neanche a rimbalzo. Zanardi in transizione. Il suo potenziale. Attacca Johnson, esce forte Moore, le leva il tiro. Allora Zanardi va palla dentro, non deve ancora sbloccarsi Jas Begic. Si mette vicino a canestro, gioca l'uno contro uno, arriva il raddoppio ma si gira dal lato giro. Johnson, la inseguono le avversarie, lei però prende e tira, e come 14-6 il punteggio. Ottimo lavoro di Venta, rimbalzo in attacco, ma si vede che Brescia sta giocando con il fuoco addosso, come deve fare giustamente. Nella prima azione senza cordino dei capelli per Sequoia, non si sbaglia il tiro, molto meglio dalla distanza panzera. Prova a liberarsi in transizione Bestagno, spara a tutto campo per Panzera, trucco dentro per Mura, arriva l'aiuto, allora lo scarico per Gorini che se la sente dalla distanza. Ma purtroppo che difetta in statura, come dicevamo, è l'intervallo tra i due quarti. Ancora Johnson verso destra, Tinara Mura arriva a tutta velocità, gliela porta via. Panzera le dà ovviamente la braccia a prendere questo rimbalzo che concede una nuova transizione offensiva al Geas. Prova ad approfittarne Atturi, palla fuori per Bestagno, lacrima rilasciata contro il tabellone. Una staffetta per prendersi cura del bomber, possiamo dirlo, della squadra bresciana. L'attacco di Brescia. Assolutamente sì, Brescia spreca sempre tanti secondi per trovare una soluzione, grazie ai cambi del Geas, senza fortuna. Attacca Bestagno dall'altra parte, fuori per Arturi, dentro per Moore. Palla centro dell'area per Tava, gran bello schema questo contro la zona, trucco poi libera dotto per la tripla, ancora a segno, mi piace sempre il taglio. Zanardi può provare a mangiare il campo in transizione, ancora la tripla, attacca Zanardi dietro la testa per la conclusione, dentro poi per Murtaglio di Arturi, ribaltamento per Bestagno, liberissima di prendere la conclusione. Oltretutto l'idea, passaggio dentro a Muro, sbaglia i tempi, è troppo affrettato, Muro non aveva ancora posizione, palla persa e tripla per l'avversario. Molto migliore come tempi questo, produce la tripla di Sequoia Holmes, si affida proprio a lei, il numero 17, scarico per trucco dalla lista.